Ci sono dei film cosiddetti di formazione, perché sono dei film che si guardano in età giovane, diciamo in età adolescenziale, e hanno per qualche motivo delle cose che ti lasciano un po' il segno, o che diciamo in quel momento contribuiscono a formarti una piccola parte del carattere o una piccola parte, diciamo, della personalità. Ecco, tra questi io mi ricordo, a parte insomma dei grandi classici come Il Grande Lebowski, ma mi ricordo un film che si chiama The Big Kahuna, non so se l'avete visto, con Kevin Spacey e Danny DeVito. A un certo punto Kevin Spacey dice: ci sono tante cose nella vita che sono interessanti, anche l'ortodonzia è interessante, solo che a un certo punto questa cosa stufa. Ecco, la questione di Ibrahimovic, Raiola, Milan, Pioli, Maldini, eccetera, è un po' come l'ortodonzia, cioè dopo un po' stufa. Un po' come, non so se avete visto oggi, 40 tweet da 40 società diverse che mettevano la loro divisa alla faccia di Messi dicendo vieni da noi. Sappiamo che ecco, anche questa cosa qua, cioè visto una volta può essere anche divertente, visto 35 volte diventa piuttosto noiosa. Bene, la questione Ibra-Raiola da cosa nasce? Nasce questo video dal tweet di Mino Raiola, il quale dice Ibra non ha firmato niente col Milan. Allora, a parte il fatto che potremmo ricondurre tutto ad una questione prettamente semantica, cioè Ibra non ha firmato il rinnovo perché non si tratta di rinnovo, ma si tratta di un nuovo contratto. Ma insomma, sappiamo che non è questa la ragione. La ragione è che molti siti internet oggi davano di fatto per conclusa la questione Ibra-Milan e Raiola con questo tweet ha voluto, diciamo, rivendicare una cosa molto importante secondo me, e cioè il fatto che, e noi ce lo siamo già detti, Ibrahimovic e Mino Raiola hanno il coltello dalla parte del manico. Perché? Perché Milan si è messo nella condizione di rendere Zlatan Ibrahimovic, diciamo, elemento, condizione necessaria per la prossima stagione, e quindi chiaramente lui fa i suoi interessi con un agente che, per quanto, come vi dico sempre, per quanto odiato, per quanto sgradevole, per quanto chiassoso, è uno che fa gli interessi dei suoi assistiti. Come li fa poi sono interessi sono problemi dei suoi assistiti, nel senso che queste sono valutazioni che fanno i calciatori, a loro evidentemente va bene così. La questione naturalmente è una questione che non esiste, perché noi sappiamo che Zlatan Ibrahimovic rinnoverà, perlomeno lo sappiamo nel momento in cui ci hanno detto che Pioli sarebbe stato confermato e che il progetto del prossimo anno avrebbe dato continuità a quello che abbiamo visto alla fine di questo del campionato ultimo concluso. Quindi, se dare continuità vuol dire mantenere Pioli, vuol dire mantenere buona parte di questa squadra, vuol dire puntellarla con dei nuovi giocatori, ecco che Zlatan Ibrahimovic, che a detta di tutti, a detta anche dei numeri, delle statistiche, delle prestazioni, è stato sicuramente il cardine di questa, non lo so, di questa primavera rossonera, che in questo caso era un'estate, ma insomma è evidente che non può venir meno, è evidente che non può non esserci. Raiola provoca con questo tweet? Non lo sappiamo. Ci sono delle cose che non si sono ancora raggiunte da un punto di vista di accordo? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che inevitabilmente fare, come dire, ricondurre la vicenda di Ibrahimovic a questione di cuore, a questione di gioco gratis, guardate le frasi, no? Perché poi anche lì, capite, quando io faccio dei video dove analizzo un po' le parole dette dai calciatori, non è che li faccio così per caso, li faccio perché c'è un motivo. C'è un motivo. Il motivo è che spesso le cose che dicono sono dette a sproposito. Appunto, riconducete il tutto anche a quel famoso video di Ibra dove diceva io, quelle famose dichiarazioni di Ibra dove diceva io gioco gratis, eccetera. Ecco. Abbiamo capito che è una questione economica, che va benissimo, perché nessuno di noi è un ipocrita che dice no, Ibra deve farlo per ragioni di cuore. No, Ibra è un professionista che sta cercando di strappare l'ultimo grande contratto della sua carriera ad una società che si è messa, volente o nolente, nella condizione di dover sottostare alle sue volontà, cercando di, come dire, portare avanti e intavolare una trattativa che però la vede parte debole, inevitabilmente, perché diciamo, tra quello che vi ho già detto, tra tutte le parole spese, anche dal nostro mister, in un'intervista di, mi pare, una settimana fa, 10 giorni fa, dove parlava di Ibra, insomma, della sua capacità di apportare anche all'interno dello spogliatoio un aiuto, un contributo alla crescita dei ragazzi, tutte queste cose lì che sappiamo e che sono vere, però quando tu inevitabilmente ti aggrappi a una figura così e sai che alle spalle c'è una figura colà, ecco che a quel punto ti metti in una posizione di debolezza. E nel momento in cui ti metti in una posizione di debolezza, devi sottostare alle richieste dell'altra parte. Perché? Perché se è vero che Maldini ci racconta che ci sono piani alternativi, ovviamente, perché che ne dicano i giornali, non esiste piano B.
Maldini ci ha detto che esiste il piano B, piano C, piano D, cioè tutta una serie di alternative che però non sono alternative. Perché? Perché in questo momento, per la situazione economica del Milan, per tutto quello che sappiamo e bla bla bla, non c'è un'alternativa del livello di Zlatan Ibrahimovic, secondo me, che noi possiamo andare a prendere. Perché adesso qual è un'alternativa? Cioè, fatemi un nome di un'alternativa Zlatan che realmente possiamo andare a prendere. Luka Jovic? Beh, Luka Jovic è un attaccante che a me piace, ma non può essere un attaccante considerato pronto come Ibra, anche pronto inserito nel contesto di questo Milan con quello che abbiamo visto. Quindi non è che ce ne molti, cioè io francamente vi dico sempre, gli attaccanti, quelli forti, quelli che determinano, sono pochi e sono anche molto costosi, quindi non sono alla nostra portata. Ecco perché tutta questa situazione che vi ho illustrato, dal mio punto di vista, rende la situazione di Ibra una situazione molto fluida, cioè una situazione nella quale il Milan dovrà, come dire, volente o nolente, inchinarsi il più possibile, arrivando naturalmente a un limite, e credo che quel limite siano i 6 milioni più i bonus facilmente raggiungibili per la cifra totale di 7 milioni di euro, e da lì non si scappa. La provocazione di Mino di oggi fa parte anche un po', come dire, del personaggio, il quale sapete deve inevitabilmente far parlare di sé, deve alimentare tutto questo, è una sorta di teatro che sappiamo che al Milan succede purtroppo. Perché è una cosa molto spiacevole, molto sgradevole, soprattutto per, diciamo, per quelli che seguono il calcio in un certo modo, per quelli che non amano le baracconate, per quelli che non amano lo show business applicato al calcio. Però questa è la situazione, ragazzi. Quindi direi che rientra nella normalità del personaggio e rientra nella normale logica degli eventi. Che hanno costretto il Milan a essere in una posizione di inferiorità, una posizione di subalternità rispetto a questo giocatore e di riflesso rispetto al suo procuratore. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ma secondo me, dal mio punto di vista, non ci sono alternative e il rinnovo arriverà. Buonanotte a tutti.